Cosa ti ha spinto a lasciare il tuo paese? È stata la necessità economica. Questa è la grave problema nel mio paese che mi ha spinto a lasciare la mia terra e venire qua in Italia. A lasciare? Sì. È il motivo semplice, uno viene emigrare per migliorare, oppure per vedere un'altra cultura, oppure per imparare altre cose. Magari da noi c'è un'altra cultura, e qua è diversa. Per motivi familiari sono qua. Ho proprio creato radice, nel senso che ho fatto famiglia e il frutto di questa famiglia c'è qua la mia piccolina Maria Laura. Manca tanto la mia terra e la mia nazione. Amo tanto la mia terra, però la necessità ti spinge a lasciare tutto questo. Sono un'immigrata di seconda generazione, quindi mi trovo molto bene. Ti sei sentito accolto in Italia? E l'ambiente che ho trovato è stato accogliente, perché io mi sono trovato in mezzo alle persone che più o meno sono i miei contemporanei, cioè siamo coetanei. Eravamo coetanei e lo siamo ancora. Di inizio sempre c'è qualche problema, no? Finché ti fanno conoscere, e questo è il problema. Però dopo sono stata ben accolta. Abbastanza accolta, sì sì. Ho studiato come tanti che vanno a scuola e poi dopo non è finito perché per semplici motivi o mancanza di soldi. Noi siamo 7 fratelli, 5 maschi e 2 femmine, tutti studiano, arrivati pure all'università tutti quanti, però lì ci vuole soldi. Sono laureata in economia e commercio. Ho lavorato pure in mio paese, diversi lavori che mi sono piaciuti, però è stato necessario da lasciarli. Noi siamo venuti nel 98 e appena finita la guerra in Albania, quindi semplicemente per offrirci una maggiore sicurezza e un futuro migliore, semplicemente per quello. Lavoro fai qui? Lavoro come badante e sono contenta che posso aiutare a vostri nonni. Comunque le ringrazio a Dio perché c'è almeno quello. Ti mancano i tuoi figli? Sì, molto. Però con la tecnica che c'è adesso, Skype, WhatsApp, giustamente siamo 24 su 24 ore insieme. Sentite la mancanza della vostra terra? È sicuro. Ognuno di noi, se tu per esempio, noi come l'albero, se tu da spostare da qua lì ci vuole tempo per apprendere, capito? La mancanza è sì. Come hai vissuto la guerra? Allora, lì per lì non te ne rendi conto, vedi un sacco di cose, vedi armi, vedi morti, vedi bande che si scontrano tra di loro. Ho metabolizzato il tutto dopo una decina di anni, perché all'epoca avevo 11 anni. E credo che a livello psicologico l'impatto è molto forte, che lascia dei segni indelebili sul vissuto di una persona, però credo che è una cosa che si possa superare. Tornerò, ma non so quando.